Allora, adesso vediamo l'inverter 220 volt trifase, che serve per regolare la velocità del motore sincrono, che deve avere sempre appunto 220 volt trifase. L'alimentazione proviene da una spina industriale 220 volt monofase. L'uscita dall'inverter passa attraverso questo strumento dove misura una tensione corrente e viene portata qua dove c'è semplicemente il motore connesso con una spina, in modo da poterne collegare eventualmente altri. E questa spina è trifase 220 volt per evitare che vengano messi motori diversi, oppure che questo motore 220 venga alimentato a 380, come qualche volta è già capitato per sbaglio. Quindi questa è la spina posta per la 220 trifase. Bene, quindi è una questione sostanzialmente di livelli di tensione. L'inverter è questo qua, si può programmare col tasterino e ha dei... Adesso le uscite sono questi qua, praticamente fase neutro entra e queste qua sono le tre fasi che escono, che vanno al motore. Questi qua sono degli ingressi che possono essere programmati per fare determinate funzioni. Sono portati su questi interruttori e in particolar modo, se si va a vedere le istruzioni, c'è livello di un bit sostanzialmente che sono accendo o parte, quindi on off. Ci sono dei due bit che possono servire per impostare velocità fisse, questo è 20 Hz, questo è 40 Hz, è scritto ovviamente, questo per invertire la marcia, quindi inversione oppure marcia, cioè in un senso o nell'altro, e questo è il freno F. Poi c'è anche la possibilità di, quando non è inserito nessuna velocità fissa, c'è la possibilità di dare un ingresso analogico col potenziometro da 0 a 10 volt. Sono tutti i fili che questi di questa scatoletta che vanno a finire qua. Quindi poi andando a vedere le istruzioni si vede qual è l'ingresso del potenziometro, qual è l'ingresso per tutti gli altri bit. Bene, allora vediamo come farlo funzionare. Quindi ovviamente per farlo partire bisogna andare su on. Ecco, il motore è partito, c'è una certa tensione, una certa corrente. Qua sul display dell'inverter è mostrata la frequenza, sono 23,90 Hz, quindi molto probabilmente è attivo in questo modo, siccome sono spenti sia 20 Hz che 40 Hz fissi, è attivo l'ingresso da potenziometro. Vedete che la velocità diminuisce, quindi col potenziometro posso fare la velocità variabile da 0 al valore massimo, che è 10 Hz in più, quindi 55 Hz. Quindi si può far girare, se vuoi inquadrare il motore, si può far girare il motore più o meno veloce, da velocità molto basse, fino a velocità anche 10% superiore a quella nominale, perché 55 Hz porta i 50. Ecco, altre cose da vedere sono la partenza da fermo. Allora adesso io lo metto su 0, anzi facciamo così, spengo e accendo 20 Hz. 620 Hz, quando parte farà una partenza da 0 a 20 Hz con una certa rampa, e se guardiamo il l'amperometro non ci saranno sbalzi. Vedete come la corrente sale in modo graduale. Adesso possiamo fare ancora da tenendo off da 20 a 40 Hz, che è una rampa più alta, e anche lì dovrebbe salire l'agio. La tensione a sua volta è proporzionale alla frequenza, perché per mantenere da sospento bruscamente, che è andato a 0, se accendo la tensione sale lentamente, e anche la corrente, mentre se facciamo partire con un interruttore la corrente, l'amperometro va a fondo scala perché assorbe molto corrente. La tensione è proporzionale alla frequenza, possiamo accorgersi se usiamo questo,
Voilà. Andiamo su e giù con la frequenza, si va, va su e giù anche la, la tensione. Tensione massima quando c'è velocità massima e in maniera proprio proporzionale, direi. In questo modo per mantenere costante il flusso del motore, tensione e frequenza devono essere variare di pari passo, altrimenti se do la frequenza bassa con la stessa tensione passa, cioè si satura il nucleo magnetico del motore, perché sono legate in maniera proporzionale tensione e frequenza. Bene, quindi si può fare controllo manuale, velocità fissa 20 Hz. Allora, ad esempio posso fare, qua imposto la velocità qualsiasi, 15 Hz, che corrispondono a 15, cioè il 30% della velocità, perché il 50 è totale. 20 Hz, mi va subito su 20, 40 Hz, anzi, sì, così 40. Se tengo su solo uno dei due, così è 30. Quindi posso fare tre combinazioni di velocità. Spento va con il tutti e due giù, va con il potenziometro e quindi variabile. Su questo fa 20, su tutti e due fa 40, quindi con 0 e 1 mi fa 30 Hz. Quindi posso avere tre velocità fisse per avere, per esempio, fare facendo delle lavorazioni che mi servono una certa velocità, oppure posso andare a velocità variabile con questo. Altre cose sono l'inversione. Anche qua si riesce a fare in maniera molto dolce. Se faccio inversione guardando che tensione corrente, vedete, viene portata giù la tensione e poi viene portata di nuovo al massimo, girando però il motore gira in senso opposto. Proviamo a quadrare il volantino, se non si capisce, si inverte ancora. Vedete che prima c'era un senso, poi ripartito dall'altro. E tutto questo senza sbalzi eccessivi di corrente. La corrente c'è anche durante la frenata e durante l'accelerazione, ma non va sostanzialmente mai molto oltre la corrente nominale, leggermente, che tiene all'inizio molto molto poco. Un'altra cosa che si può fare è la frenatura. Se il motore gira veloce e azioniamo il freno, dovrebbe fermarsi in maniera più rapida. Provo a guardare il motore, sono a freno, ecco, adesso questo qua è, se il freno è azionato il motore gira, ma è come se fosse molto attrito. Se tolgo il freno, adesso devo togliere anche l'alimentazione, tolgo il freno, ecco, adesso vedete che gira molto più libero. Col freno vedete che non gira più. Altrimenti un freno magnetico crea un campo magnetico fisso e quindi questo fa fatica a girare. Se sto col freno, molto più libero. Bene, quindi quello che si può fare con il verbo è sostanzialmente questo. Poi dando quando impostato come in questo modo con il potenziometro, sostanzialmente prendo una tensione tra 0 e 10 volt. Io questa tensione posso anche darla con un sistema di controllo, quindi posso fare un controllo di quello che voglio, cioè al posto del potenziometro posso metterci una tensione proveniente dal PLC piuttosto che da altri dispositivi per fare il controllo di velocità. Potrei fare un controllo retrazionato, ad esempio questo è un controllo fisso, cioè se io metto, non so, 20, 19 Hz, 35, gira questa velocità, però se lo fermo, se riesco a fermarlo, in questo modo, vedete, il motore è fermo e non se ne accorge. Invece se faccio un sistema retrazionato, reagisce, se vede che gira piano mi dà più potenza per poter girare veloce. Quando si gira troppo forte posso rallentare, quindi posso cambiare set point. Questo set point fisso da più potenziometro, oppure potrei dargli dentro una tensione proveniente da un sistema di controllo. Bene, direi che con questo qua abbiamo sostanzialmente finito.